perché le macchine in Formula 1 sono costrette a fare i pit stop? Perché a seconda delle condizioni atmosferiche cambiano il tipo di ruote che hanno? Perché hanno quella forma e non un'altra forma? Tutte queste domande hanno una risposta fisica. Nel video di oggi ci concentreremo in particolare sul tipo di ruote e su perché si devono cambiare e su qual è la differenza tra le diverse ruote che possono montare le automobili in Formula 1. Se poi questo video vi piace, porterò anche un video sull'aerodinamica delle auto in Formula 1. Ma non perdiamoci in chiacchiere e ci vediamo dopo la sigla. Benvenuti a questo nuovo video di Fisica in Pillole. Come vi ho già detto nell'intro, oggi ci occuperemo della Formula 1. La Formula 1 è uno degli sport che racchiude tantissima fisica. La scelta delle ruote può cambiare le sorti di una gara. Ma prima di capire quali ruote scegliere, facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire come funzionano le ruote. Cosa c'è alla base del movimento? Alla base del movimento, che sia con le macchine o che sia a piedi, c'è una forza che è chiamata forza di attrito. L'attrito in fisica è quella forza che si oppone al moto di un corpo. Senza attrito noi non riusciremo a camminare. Senza attrito le ruote non avrebbero senso di esistere. Esistono tre tipi di attrito: attrito radente, attrito viscoso e attrito volvente. L'attrito radente è quello che si ha quando due superfici sfregano tra di loro, come queste. L'attrito viscoso si ha quando un corpo si muove in un fluido, per esempio nell'aria. Nel caso per esempio della Formula 1, le macchine si muovono nell'aria e quindi saranno soggette ad un attrito viscoso, ma non è questo l'argomento di oggi. L'ultimo attrito è quello volvente, cioè quello delle ruote. È l'attrito che si genera quando un corpo rotola. Come funziona la nostra camminata? Noi mettiamo il piede in questo modo e andiamo in questa direzione. Ma cosa ci spinge realmente in avanti se il nostro piede va all'indietro? Il nostro piede va all'indietro, ma poiché sta scivolando su una superficie che non è liscissima, viene respinto nella direzione opposta proprio grazie alla forza di attrito, ed è per questo che sul ghiaccio non riusciamo a camminare, perché noi siamo abituati a spingere il nostro piede all'indietro e a ricevere una spinta in avanti. L'attrito radente si divide in attrito statico e attrito dinamico. L'attrito statico è quello che si ha quando un corpo è fermo. Se vogliamo spostare una libreria, spingeremo questa libreria fino a che non riusciremo a staccarla in qualche modo dal pavimento e farla scivolare sul pavimento. Una volta fatta scivolare sul pavimento, l'attrito sarà minore, perché saremo in regime di attrito dinamico e non più statico, perché l'oggetto si sta muovendo. Per quanto l'attrito dinamico sia sempre minore dell'attrito statico, è comunque molto faticoso, ed è qui che ci vengono a dare una mano le ruote, che sono alla base delle auto. La ruota è considerata una delle più grandi invenzioni che l'umanità abbia mai fatto, perché ci ha permesso di spostarci. Senza le ruote non avremmo nemmeno i monopattini elettrici. Probabilmente se gli nostri antenati ne avessero visto cosa avremmo fatto con le ruote, non le avrebbero inventate. Come funziona una ruota? Abbiamo detto che è soggetta all'attrito volvente. Tutti gli attriti dipendono da una forza, che è la forza perpendicolare alla superficie. Se un soggetto sta camminando su un piano orizzontale senza pendenza, questa forza perpendicolare sarà semplicemente la forza peso. Tutti gli attriti che saranno su un piano orizzontale e non inclinato saranno proporzionali alla forza peso. È la costante che cambia. Nell'attrito statico ne abbiamo una, nell'attrito dinamico ne abbiamo un'altra e nell'attrito volvente ne avremo un'altra. L'attrito volvente ha però una cosa che lo distingue dagli altri. Avremo costante di attrito per la forza peso fratto il raggio. Maggiore sarà il raggio e minore sarà la forza di attrito. Ma come funziona una ruota? Dobbiamo cercare di comprendere come funziona la ruota. Le formule lasciano il tempo che trovano in questo momento. Abbiamo capito che la forza di attrito in questo caso è molto minore, quindi la nostra ruota camminerà senza particolari problemi. Come funziona a livello proprio microscopico una ruota? La ruota sarà soggetta a due attriti statici, uno con la terra e uno nell'asse. Dedichiamoci prima a quello dell'asse.
quello dell'asse impedisce alla ruota di ruotare. Per togliere questo problema si mette o dell'olio o in particolare si mettono dei cuscinetti che permettono il movimento senza particolari attriti della ruota. Poi avremo anche attrito statico tra la ruota e il pavimento. Questo è alla base del moto delle ruote. Perché questo è alla base del moto delle ruote? Poiché è attrito statico, l'oggetto è fermo, abbiamo detto. La forza di attrito che si genera tra la ruota e il pavimento sarà opposta a quella del moto. Quindi, se noi stiamo facendo andare il nostro veicolo in questa direzione, la forza di attrito sarà in quest'altra direzione. Questo cosa fa? Fa spostare il punto di contatto della ruota e fa iniziare la rotazione della ruota. Se non ci fosse questo attrito statico così forte, a un certo punto incomincerebbe a muoversi come se fosse un oggetto che sta traslando e non ruotando. E noi non vogliamo questo. Quindi ci deve essere un buon attrito statico che permetta al punto di contatto tra pavimento e ruota di stare fermo. Quindi avremo bisogno di ruote che hanno un grosso attrito statico. Un esempio è la gomma, ed è per questo che si sceglie la gomma. La gomma ha un grosso attrito statico. Fateci caso, se voi dovete spingere una gomma da cancellare su un tavolo, farete molta fatica. Ed è per questo che si sceglie la gomma per le ruote delle auto, perché vogliamo evitare lo slittamento dell'auto, il pattinamento dell'auto. Perché se la ruota non ruota, ma scivola in avanti, perdiamo il controllo dell'auto. Quindi noi vogliamo che ci sia un grosso attrito statico tra il punto di contatto e il pavimento per impedire alla macchina di pattinare. Un altro modo, e questo è comune nelle auto che usiamo tutti i giorni, avere delle zigrinature che permettono una maggiore aderenza al pavimento, all'asfalto, anche in condizioni per esempio di pioggia, fango, acqua, eccetera. L'aderenza è una forza che si oppone al moto proprio come l'attrito, ma si distingue dall'attrito perché non dipende dalla forza perpendicolare come l'attrito, ma dipende dalle superfici che vengono a contatto, cioè maggiore sarà la superficie, maggiore sarà l'aderenza. Quindi noi per le nostre auto vogliamo un'alta aderenza e un alto attrito statico. Gli pneumatici usati in Formula 1 sono lisci. La superficie degli pneumatici di Formula 1 è grande e permette di avere una grossa aderenza. Il fatto che non ci siano zigrinature permette una maggiore aderenza perché è maggiore la superficie con cui viene a contatto con l'asfalto. Perché vengono scelti lisci e non zigrinati come le auto normali? Perché noi sappiamo le condizioni atmosferiche di quell'ora di gara, di quelle due ore di gara, per cui sappiamo che non pioverà. Per cui possiamo farli tranquillamente lisci. Ovviamente, se le condizioni meteorologiche sono di pioggia o anche semplicemente umidità, si usano delle ruote diverse. Ma ci arriviamo tra un secondo al tipo di ruote. Abbiamo detto che le ruote sono fatte di gomma. Qui c'è il motivo per cui fanno i pit stop. D'inverno è un gesto istintivo che facciamo perché abbiamo freddo, perché sappiamo che se sfriamo le mani le riusciamo a riscaldare. Questo perché? Perché l'attrito tra due corpi genera calore. Qualsiasi tipo di attrito genera calore. Provate a toccare un foglio di carta su cui avete appena cancellato. Sarà sicuramente più caldo di prima. Ovviamente anche le ruote saranno soggette a questo attrito e quindi si riscalderanno. Questo riscaldamento porta all'usura delle gomme, perché la gomma è molto fragile, per cui quando è soggetta all'attrito si consuma, si disperde nell'aria. Ed è per questo che noi dopo un tot di chilometri dobbiamo sostituire le gomme delle auto. E funziona così anche per le gomme delle auto di Formula 1, che si usurano molto più facilmente perché vanno a velocità molto più elevate. E poi perché la gomma usata per le auto in Formula 1 è diversa da quella usata per le auto normali. Perché si consuma la gomma e non l'asfalto? Perché la gomma è più fragile. Il materiale degli pneumatici è scelto appositamente per consumare le ruote e non l'asfalto. Immaginate che casino sarebbe se fosse il contrario. Pneumatici indistruttibili, strade in condizioni disastrose. Veniamo adesso di nuovo alla Formula 1. Adesso vediamo la differenza dei vari tipi di pneumatici che si usano in Formula 1. Distinguiamo le miscele di gomma per l'asciutto e le miscele di gomma per il bagnato. Abbiamo detto che i
Gli pneumatici per l'asciutto sono completamente lisci per aumentare l'aderenza. Avremo una miscela di gomma molto morbida, che però, ovviamente essendo più morbida, tenderà a usurarsi più facilmente e avere una resistenza alle alte temperature minore. Le super soft sono quelle di colore rosso, sono molto morbide, si riscaldano velocemente, quindi si consumano anche velocemente, ma permettono di andare anche ad alta velocità ed è per questo che si usano per le gare di qualifica e non delle gare vere e proprie. Poi abbiamo gli pneumatici medium. Questi sono, contrariamente a quanto si possa pensare, sono molto più duraturi rispetto alle precedenti categorie e sono quelle che hanno un'ottima resistenza e riescono anche a raggiungere delle alte velocità senza usurarsi troppo. I pneumatici medium sono di colore bianco. Poi abbiamo i pneumatici ultra hard, che sono la miscela di gomma più dura. Questi pneumatici sono pensati proprio per le gare in cui l'asfalto è molto duro e consumerebbe subito altri tipi di gomma. E poi abbiamo due altre miscele che servono per il bagnato. In questo caso qui non sono perfettamente lisce, ma sono più simili agli pneumatici che usiamo nelle nostre auto. Abbiamo una miscela intermedia che è indicata col colore verde e serve quando l'asfalto è asciutto o quasi umido, bagnaticcio, non è adatto a pioggia forte. Poi c'è la miscela full wet, che è pensata proprio per quando la pista è bagnata perché sta piovendo e riesce anche a spellere 65 litri al secondo. Bene, questo era tutto per oggi. Fatemi sapere qui sotto con un commento se volete anche il video sull'aerodinamica delle auto di Formula 1 e noi ci vediamo al prossimo video.